chiamo Luigi Plus e faccio un lavoro un po' particolare. Mi chiamano un po' esploratore, un po' scrittore. Comunque, fondamentalmente ho creato un brand che è Luoghi Segreti dei Passi da Roma e porto a conoscenza del grande pubblico le meraviglie nascoste intorno a Roma, perché tutti conoscono Roma, ovviamente avendo una storia unica al mondo, ma pochi sanno che in particolare l'impero romano ha creato una serie di strutture intorno alla capitale che erano poi niente altro che le filiere che dovevano, diciamo, supportare la città, ovvero acquedotti, vie cave, cave romane, strade, che ormai spesso sono anche nascoste nella vegetazione, un po' come piramidi nella giungla messicana. E siamo andati prima da solo, poi con altri, a scoprirle, e fino a trovare anche luoghi straordinari, che sono appunto, per esempio, gli acquedotti romani, queste arcate immense nascoste che superano delle immense forre, ancora intatte dopo 2000 anni, quindi un'opera veramente poderosa. Ma prima degli Etruschi prima dei Romani ci sono stati gli Etruschi, con la loro anche opera, per esempio, nella zona di Formello, in cui hanno scavato 50 km di gallerie, in parte ancora percorribili, molto fascinose. Tutto questo poi l'ho riportato in diverse guide, questa è la sesta e ultima che ho scritto, in un blog, in un gruppo Facebook che adesso ha 150.000 iscritti. Quindi si è creato una specie di movimento di popolo che va a scoprire le nostre radici, andiamo a scoprire la nostra identità. La scoperta di questi luoghi, si è molto valorizzata soprattutto nell'ultimo periodo, dopo la pandemia. Sì, proprio dal Covid c'è stata un'esplosione di questo interesse e quindi ho avuto, diciamo, una fama, diciamo, inaspettata, e sono diventato al centro di un sistema di interesse in cui tutti volevano conoscere, appunto, non potendo poi andare in giro, non potendo più farsi viaggi. C'erano delle volte che potevamo andare solo nel comune di Roma, quindi addirittura abbiamo cominciato a scoprire in modo granulare, noi romani, i luoghi più nascosti e inaspettati del nostro comune. Cosa possiamo, diciamo, dedurre, la grande lezione che abbiamo imparato da un aspetto così negativo come la pandemia, no? Che ci ha riportato invece a scoprire altro, cioè è come se la pandemia ci ha obbligati a guardarci intorno, nel nostro piccolo cerchio, giusto? Sì, sì, questo è uno forse dei pochi effetti collaterali positivi. Questo cosa? Lo ripeta lei. Il Covid. Il Covid cosa ci ha costretto a fare? Ci ha costretto a stare vicino casa, quindi a scoprire quello che prima noi trascuravamo. Quindi, essendo noi nella regione probabilmente più ricca al mondo, a livello storico, culturale, architettonico, naturalistico, e noi non abbiamo idea della natura anche sorprendente che c'è intorno a Roma, abbiamo cominciato ad esplorarla. Io stesso ho portato migliaia di persone e tante altrettante sono andate in giro vicino Roma, appunto, vicino casa. La sua presenza in questo festival è un segnale molto importante, perché credo che voglia avvicinare ancora di più i consumatori a un tipo di turismo più consapevole, fondamentalmente. Sì, un turismo, non lo chiamiamo non solo io ma tanti ormai, un turismo sostenibile, di comunità. Un turismo che magari i soldi, invece di comprarci il biglietto e farci 7 giorni tutto incluso a Sharm el Sheikh, come potevamo fare una volta, adesso investiamo di meno e comunque andiamo a spenderli vicino Roma, comunque in Italia. Quindi aiutiamo le economie locali, si crea dei circoli virtuosi in cui poi soprattutto aiutiamo queste comunità a mantenere i loro prodotti. Abbiamo il Made in Italy che viene, invece di venire disperso, disparire, magari continuiamo a mantenerlo, i formaggi, le carni, tutto quello che abbiamo di valore altissimo. L'economia circolare. L'economia circolare. La ringrazio. Grazie.